questo momento siamo in macchina per le gattine. Due gattine, che una si chiama Chloe e un'altra si chiama Neve. E stanotte hanno pianto tutta la notte e ci hanno rotto i timpani. Ma hanno pianto perché stavano molto male. E in questo momento queste due gattine sorelle gemelle sono qua dentro nella gabbietta. È come un trasportino per loro, per trasportarle dove vogliamo. E stiamo andando dal veterinario. Hanno 3 mesi e sono delle bebè. Poi ora hanno fatto la pipì nella gabbietta. Hanno pianto tutta la notte, cosa che non fanno mai, quindi non è normale. Penso che gli fa un po' male la pancia, ma non lo sappiamo. Spero che il medico ci sappia dire qualcosa. E comunque, Stelitas, anche voi avete dei gatti? Vi è successo mai una cosa del genere? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Stelitas, la situazione è tragica. Allora, non vorrei dirlo, ma purtroppo Sophie lo scoprirà. Le gattine potrebbero morire. Dispiace molto dirlo, ma sono troppo piccole e quando le malattie prendono le gattine da bebè è una situazione critica. Quindi noi siamo stati svegli tutta la notte, abbiamo dovuto accudire le gattine, non c'è verso di calmarle, probabilmente hanno le coliche, male al pancino oppure un problema più grave, non lo sappiamo. Adesso stiamo aspettando, la strada è lunga, papi e nonna Rosy ci stanno accompagnando, stiamo andando in questa città che è lontana da noi perché siamo in una spiaggia al mare nel nulla. E speriamo veramente di trovare il veterinario perché non abbiamo avuto neanche il numero per chiamarlo. E mi raccomando, state con noi, come sempre iscrivetevi, cliccate la campanella. Forse questo video non dovremmo neanche farlo, comunque lo facciamo perché abbiamo bisogno della vostra forza. Strigita, scusate se siamo in questo stato un po' tristi, però sappiamo che voi siete con noi anche in questi momenti difficili. Siamo arrivati dal veterinario, non dirglielo alle gattine che si spaventano. No. Speriamo tutto bene, Sophie? Sì. Per darci la forza, iscrivetevi, cliccate la campanella, dlin dlan e spolliciate. C'è un cane qui che... Già sono spaventato, ci manca il cane. Eccole! C'è il papi che sta parlando qui con la persona all'ingresso della veterinaria. E adesso vediamo che cosa ci dicono. Ok, adesso ci fanno passare, meno male. Andiamo, vai dietro le gattine. Ci aspetti qui, nonna? Sì, spero che... Andrà tutto bene, non vi preoccupate. Questa tra l'altro è la loro prima visita. Eccole lì, sono spaventate. Mi dicono che succede? Mi sembrano più tranquilli adesso, per fortuna, si saranno stancate nel viaggio. Non vuole uscire. Guardate quante mani per fare uscire le gattine. Ne damo scrocchettas e whiskas umeda. Guarda, whiskas ti sto guardando, Sophie, ti cerca. Sophie, ti guarda. Scrocchettas, che marca le danno? Allora, la prima a essere visitata è Chloe. Secondo me non hanno più le forze perché sono veramente adesso calme, per fortuna. Un po' paura lei, eh? Guardate che faccia da traumatizzata, poverina. La spalettazione interna non ha tenido, ¿verdad? No, esta no. Ok. Lo que estamos viendo aquí es el abdomen inflamado, donde se ve como si se ve panzoncita.
Eso es un edema causado muchas veces por los parásitos. Allora, vi traduco un attimo. Il dottore ha detto che ha la pancia un po' gonfia. Quindi Chloe ha la pancia gonfia, ecco perché piangeva. E probabilmente questo è dovuto al fatto dei parassiti. Anche se noi gli abbiamo già dato le goccine nel collo per togliere le pulci e fatto il bagnetto che avete visto nel video del loro primo bagnetto, evidentemente hanno ancora qualcosa che gli dà fastidio. Ecco perché piangevano. Adesso vediamo quando visiterà Sofì. Hai capito che cosa ha detto il dottore? Ha male la pancia. Adesso la sta per pesare e poi vediamo cosa deve fare il dottore. Ecco, la sta pesando. Quanto pesa? 1.4 kg. Oh, 1 kg 400 grammi. Sei curiosa. Sofì, secondo te ha capito che la stiamo facendo per il loro bene? Secondo me sì. Guarda che carino, com'è tranquillo. Sì, è molto tranquilla. Stava cercando di rientrare qua dentro. Sofì, siamo un po' più tranquille? Sì. Oh no, guardate, il dottore sta preparando la puntura per la puntura. Oh, no, non neve di il problema è che Chloe neve è traumatizzata. Chloe, da quello che vede. Allora, neve nella gabbietta traumatizzata. Ed è quella che è più diciamo traumatizzata. Più traumatizzata, ma è anche un po' più schifettosina. È quella un po' più problematica. Invece Chloe è un più pezzo di pane, bravissima. Ma adesso quando Chloe, Sofì, quando Chloe si metterà a piangere per la puntura, secondo te Neve non vorrà più farla poi? Questo è il espaditante interno, è il che si maneja per parassitos gastrointestinali. Se lo applicar, questo è de manera oral. Ah, meno male, non ha la puntura con un bebè. Bevi, bevi. Oh, mamma non vuole. Oh, che schifo, tutto sbalzato. Questo è l'esparassitante, come si dice in italiano? Per anche i vermi, insomma tutti i parassiti che hanno gli animali. Non le gusta. Non le gusta il mocio. Cosa vuol dire non le gusta, Sofì? Non gli piace. Ecco. Pero sí lo tomó todo. Sí, de hecho es una dosis bastante mira, como para que pueda tomarlo la mayoría. Brava, Chloe, fai una carezzina, dai. Brava, sei tan brava. Sí. Cosa te ha detto? Che ha fatto il suo. Brava che mi hai risposto. Brava, i gatti sanno parlare. Ok, tu hai finito, Chloe? No, ci serve la pillola per il vaccino. Anche il vaccino? Sofì, deve fare anche il vaccino? No, la puntura! Neve mi sa che non deve guardare. Esatto, ma io pensavo che alla fine se la fosse scampata via orale. Sofì? Neve non deve guardare, perché sennò dopo non vuole più farlo. Sofì, hai capito che deve fare anche la puntura? Sì, infatti il papi l'ha girata di qui. Ecco, brava, tu sei lì, non stai succedendo niente. Niente, alla tua sorellina dolce Non ti preoccupare. Mamma, ma se ora esce qualcosa di grave, io mi stavo divertendo perché mi faceva ridere la faccia di Chloe e di Neve, ma non è niente da ridere. Chloe non ha niente, solo il pancino, ma non è niente di grave e sono contenta. Però Neve, se ha qualcosa? Sì, lo sappiamo che sono gemelle, ma non vuol dire che possono avere la stessa cosa. Oh, adesso le fanno il loro vaccino. Vediamo che faccia fa Sofì. Niente, sei stata bravissima. Che bravo il dottore, Sofì. E anche Chloe. Ok, ora la dottoressa ha preso Neve. Bianca come la neve, bianca neve. Intanto la pesiamo. Quanto pesa? 1.80. 1.1. 1.100 100 grammi, 1 kg 100 grammi. Stai ritornando indietro. Allora,
Speriamo bene. Neve pesa 1,1 kg, Sophie. Quanto pesava Chloe? Di più. Vabbè, si vede che lei è più piccolina. Vuole entrare? Vuole entrare perché lei ha già capito l'antifona. Sì. Ha capito che le succederà qualcosa. Hai guardato? Sta tipo trinando. Adesso il dottore fa così. Ci dirà se ha qualche cosa. Perché la deve controllare e ci dirà se ha qualcosa. Speriamo bene. Sophie. Speriamo che non abbia niente. Sta controllando le orecchie, la pancia, le zampe. È un po' paurosa. Sì. Igual, lo che le ho commentato, el abdomen se cuenta agrandado por un edema debido a los parásitos. Entonces hay que desparasitar para evitar que tenga ese tipo de problemas. O mojadas. Adesso le pulisci le orecchie. Despacito. No fuerte. Despacito. Okay. Piano piano. Despacito. Sofì, sembrano le tue. Solo eliminare l'eccesso. Okay. Sembrano di più le tue. Sì, poi parece che stanno tranquilla, sembra che normalmente non stanno, sì. Ma anche Chloe avrà le orecchie. No. Ella siempre la tiene sucia y ella casi siempre limpia. Casi siempre limpia. Sí, limpia de vez en cuando. Ma rimane così al contrario. Limpiarle. Mi fa senso. Sophie. Ha visto Chloe e non vuole. Vediamo se. Se Nella sarà brava come Chloe. Ah, se la mangia. Ti piace? No. Vuole scappare? Vuole scappare. Sophie, fai qualcosa. Devi fare la pulitina. Fa ridere. Mamma mia. Baby. Mi fa ridere. Ma che brava anche lei. Non me l'aspettavo. Ancora. Ancora, baby. Che schifo. La puffia. Allora. Anche lei non ha niente, meno male. Meno male, il dottore ha detto che hanno solo la pancia gonfia per il discorso dei parassiti, quindi adesso gli sta dando la medicina che hanno già mangiato, quella schifosa, e poi gli farà anche la loro prima siringhetta, il vaccino per le malattie. Ah, Sophie, sono sollevata, ero preoccupatissima. Anch'io. Tu? Anch'io. Meno male. Purtroppo anche Neve deve fare la siringa. E vediamo com'è che si comporta. Arriva il momento. Secondo me non la prende bene. Secondo me è l'opposto di Chloe. Stai lì bella ferma. Oh, si è accorta? Mi ha fatto spaventare. Sophie, si è accorta? Sophie, come va? Bene. Rimani ferma. Bravissimi, dottore. Si è mossa solo una volta, ma sono stati bravissimi. Chloe non ha mai dormito oggi al massimo, un pochino, ma neve sempre. Chloe adesso è stanca. Ciao, piccolini! Anche il papi si prende cura delle gattine. Chloe vuole le coccoline. Papi, non possiamo inquadrarlo, è Stregita. So che voi lo volete vedere, ma... Fatti vedere! Ma lui non vuole, prima o poi ce la faremo a convincerlo, vero? Fatti vedere. Si farei vedere dalle Stregita, papi? No? Non vuole, Sophie. Non vedo l'ora di uscire da qui con le gattine sane salve. Chloe è con gli occhi così. Neve è con gli occhi così. Se
Sarà l'effetto dell'iniezione. Allora, a Chloe o gli hanno fatto l'iniezione oppure il tranquillizzante per farla dormire. E a Neve o gliel'hanno fatta l'iniezione oppure l'iniezione per farla correre a 2000 all'ora. Magari c'era la cioccolata nell'iniezione di Neve. Allora, Estreitas, tutto è bene quello che finisce bene. Siamo qua con il dottore, bravissimo, che ha avuto una mano di fata, vero? Io non le ho mai viste così tranquille con noi. E comunque, che disse il dottore? Che tutto bene? Tutto bene. Están muy bien de salud, hay que cuidarlas mucho y son muy amables sus gatitas, son muy bonitas. Gracias. Ha detto che tutto bene, che non ci dobbiamo preoccupare, era tutto dovuto ai parassiti e al loro pancino gonfio. Comunque siamo qui a Chetumal, in Messico, a Universum K9, che veramente credo che sia la veterinaria migliore che ci sia, perché ci affidiamo a loro. Abbiamo avuto altri gatti e ci affidiamo a loro. Allora, muchas gracias, dottor, per todo. Sophie, saluda. Non vedo l'ora di andare a casa, Estreitas, liberarle, ma penso che si faranno un bel sonno tranquillo dopo tutte queste medicine, vero? Allora, e gli daremo tanti bacini. Rimanete con noi, Estreitas, perché il video non è finito. Adesso andiamo a casa e vedremo come reagiranno le gattine dopo le medicine. A dopo. Eccoci di nuovo qui, Estreitas, siamo con a le casa. Gattine Neve e Chloe. E siamo qui, tornate a casa, ci siamo messe comode. Adesso loro stavano dormendo, ma come vedete stanno bene. Siamo contente, vero Sofì? Per fortuna il dottore, il veterinario, ci ha detto che non è stato nulla di grave. Sì, erano solo i parassiti che avevano un po' nel pancino. Quindi abbiamo fatto la punturina, il controllino. Ah, tutto è bene quel che finisce bene, lasciamolo andare se vuole. Chloe è un po' assonnata. Sì, Chloe è ancora un po' stordita, sta dormendo. Ma comunque tutto è bene quel che finisce bene, vero? Chi è di voi ha dei gattini, dei cagnolini? Ci avete scritto anche il degli pisciolino. Degli animali domestici. Comunque ognuno di voi ha un animale, chi non ce l'ha magari ce l'avrà in futuro, ma chi di voi ha un animale può capire la nostra ansia. Vero Sofì, come siamo state preoccupate? Sì. Avevano proprio pianto tutta la notte e quindi è arrivato il momento dei saluti. Comunque vi mandiamo tantissimi besitos. Mua, mua.